Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui sul podcast dedicato ai fotografi. Da oggi il nostro podcast è ascoltabile anche tramite Google Podcast, nonché sulla piattaforma Spotify, come in precedenza. Se avete l'iPhone, l'iPad oppure ascoltate i podcast tramite gli apparecchi Apple, tramite iTunes, nonché sulla piattaforma web e podcast Podbean. Vi ricordo anche l'indirizzo email fotografipodcast@gmail.com, nonché i siti di riferimento dove potete trovare tutti i link e i riferimenti. Trattandosi questo di un podcast di fotografia, quindi è essenziale. Poi dopo, magari, se siete incuriositi da quello che state sentendo mentre guidate l'auto oppure state facendo una passeggiata con le cuffiette in testa, il sito di riferimento è fotografi.podbean.com. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Fotografi Podcast, molto semplicemente. Vi devo confessare una cosa: per la puntata di oggi avevo previsto la presentazione, il commento dell'opera di un fotografo, di un altro fotografo, rispetto a quello che tratteremo quest'oggi. Questo perché, come tutti saprete, 2 giorni fa è mancato Luciano De Crescenzo, un personaggio molto importante, essenzialmente uno scrittore, uomo di spettacolo, conduttore televisivo, regista. E anche questa è una cosa che devo ammettere, io stesso non ero a conoscenza, perché ho visto all'epoca i suoi libri che contenevano fotografie, ma quelle fotografie erano scattate da lui, quindi era anche un fotografo molto bravo, un fotografo che adesso definiremo un street photographer. Una cosa che ignoravo e che mi è stata così rivelata dalla lettura dei giornali è che le fotografie che talvolta illustravano i suoi libri erano state scattate da lui a Napoli. Ritraeva persone in contesti sempre molto significativi e particolari, ma questo poi dopo lo vedremo esaminando e proponendovi io qui tramite il mezzo del podcast alcune fotografie, invitandovi poi a vederle, visionarle, anche utilizzando i link che presenterò nella pagina fotografi.podbean.com. De Crescenzo fotografo, la notizia che questo scrittore era anche tale e l'ho ricavata dalla lettura del giornale sul sito giornale.it, che riporta una sua intervista del 2006, mi pare, comunque riferimento a un'intervista del 2006 durante una sua mostra, forse l'unica. Adesso non sono così a conoscenza dell'attività di esposizione di fotografo di De Crescenzo, quindi prendete tutte queste informazioni, diciamo, col beneficio del dubbio. E l'intervista che rese all'epoca all'articolista attuale del giornale, De Crescenzo dice: quando ero ingegnere all'IBM, ma anche prima, giravo per Napoli con una macchina fotografica, la mia fedele Nikon, e fermavo nello scatto le situazioni che mi incuriosivano. Vedendo quelle foto, ti rispondo che c'è sempre qualcosa della Napoli di Bella Vista che sopravvive, nonostante molte cose siano cambiate. De Crescenzo scattò foto per parecchi anni a Napoli, si parla degli anni 60, 70 e 80. Quindi andiamo a coprire circa un trentennio. Ma prima di raccontarvi le foto di Luciano De Crescenzo, voglio farvi partecipi di un paio di curiosità che ricavo dalla lettura del web. La prima è che, grazie anche a delle foto, lui nacque, perché nella sua autobiografia raccontò che i genitori si sposarono piuttosto tardi, essendosi conosciuti attraverso una presentazione fotografica. Cioè, le nozze furono combinate da una sensale dell'epoca. E un ulteriore invece elemento di curiosità, questo purtroppo è legato agli ultimi anni di vita di Luciano De Crescenzo, è che egli proprio soffrì di una particolare malattia neurologica detta la prosopagnosia,
che non permetteva di riconoscere i volti delle persone conosciute, quindi un elemento veramente significativo e particolare. Ma dopo averne parlato tanto, guardiamole assieme queste foto scattate da Luciano De Crescenzo. Io ve le illustro e chiaramente potrete trovare nel link a nota, corrido di pagina del sito web del nostro podcast tutti i riferimenti. Io le ho tratte queste foto che vi illustro dal sito museum-shop.it, che vende anche le stampe. Sia ben chiaro che io non ricavo nulla da questa attività, e semplicemente, visto che le foto sono in vendita, semplicemente io ve le illustro proprio per condividere con voi questa attività di questo street photographer a tutti gli effetti. Prima di parlarne, nelle foto vi posso dire che sono tutti scatti in bianco e nero, ripresi con delle prospettive elementari, documentaristiche, quelle pro caratteristiche proprio da un street photographer, una persona più che attenta al dettaglio tecnico, incuriosita dall'evento che gli si para davanti agli occhi. La prima foto che vi propongo è celeberrima, ritrae un signore con un paletot, delle scarpe abbastanza di buona fattura, che però è adagiato al bordo di una scala di pietra, con un piattino per l'elemosina che contiene alcune monete e con una scritta a corredo della richiesta di elemosina, perché tale è questa persona, una persona che chiede l'elemosina, ridotta in questo stato dal cognato. Quindi è abbastanza curiosa questa circostanza, cioè che ci abbia tenuto la persona ridotta in povertà estrema, tanto che è costretta a chiedere l'elemosina, che le persone vengano a conoscenza come una sorta di accusa che lo stato di indigenza era stato causato dal cognato. Un'altra foto che sottopongo alla vostra attenzione è una foto che appare particolarmente sgranata. Ci sono quelli che in termine tecnico chiamiamo rumori, cioè delle forti connotazioni bianche determinate da un lampione acceso in alto e forse da un fuoco in basso, in cui due signore, una in piedi e una cucciata, sono appunto sotto un lampione, che fa già pensare quale possa essere la loro attività in una serata praticamente scura, con una scritta, anche in questo caso a corredo, un cartello con su scritto prostituta, in realtà la parola è un'altra, vere, forse elemento, diciamo, per far capire ai potenziali clienti che non trattavasi magari di persone apparentemente appartenente al sesso femminile, anziché no. Un'altra foto particolare è presa nei vicoli di Napoli, è questa di questo signore che, circondato da alcune persone, che ha attrezzato, non so bene, una sorta di carrozzella da bambini con cui vende qualcosa, sul quale c'è scritto, è sempre importante questo elemento della scritta esemplificativa, presa proprio dal momento, dallo scatto di quell'istante lì, questa scritta portata sul cartello, sulla targa di questa carrozzella, è la ditta Fortunato resta chiuso il lunedì, cosa un po' strana. Altro cartello, un cartello preso su un pilone che suddivide, fa da perno, diciamo così, a due cancelli c'è una grossa pubblicità con sopra scritto De Simone, Vito, Polli e Uova, e poi più piccolo sotto all'altezza del campanello, Carlo Russo non vende né polli né uova, non bussate. Ecco, il tenore delle foto di Luciano De Crescenzo quindi ci appare chiaro, è pieno di empatia, di bonomia, uno sguardo divertito, ma non critico, ma anzi empatico con questo modo di poter, di rappresentare la
la meridionalità, mi ricordo che un suo modo di dire, che più volte è stato citato in questi giorni, è che siamo sempre meridionali rispetto a qualcun altro. È un approccio simpatico, un approccio, ripeto, documentaristico, ma non divertito, ma non irridente. Altri scatti che sottopongo alla vostra attenzione, li sto scorrendo velocemente qui sopra al mio iPad, e, ad esempio, i necrofori, cioè ci sono due giovani che stanno portando sulle spalle una bara, ma questo non gli impedisce, anzi probabilmente gli stimola l'appetito, perché entrambi stanno mangiando un panino di dimensioni non indifferenti proprio mentre fanno questa attività di trasporto. Quindi questo convivere fra vita e morte, questo modo di considerare la vita con una certa filosofia, tipo ad esempio la ruota, una ruota di motorino o forse di bicicletta, o ancora più probabile di ciclomotore, legata con la catena a un palo. In questo caso, ecco, manca il cartello, ma chiaramente l'immagine è, come si dice, iconica. Ultimo, l'immagine è una foto scattata da Luciano De Crescenzo a un manifesto mortuario, in cui si racconta e si rende, non più che raccontare, si rende partecipe alle persone che a 101 anni si è spento serenamente Luigi Esposito, e sotto una mano sarcastica scrive: "E volevo vedere che faceva pure storie", cioè, visto che la serenità del decesso è stata collegata alla lunga vita della persona deceduta, al Luigi Esposito. Chiudo con un'ultima immagine, anche questa legata a una cartellonistica. C'è un'edicola, verosimilmente su un ponte lungo una via, da cui non si riesce a capire, in cui è conservata una statua di San Gennaro, e sotto una mano ignota ha scritto: "San Gennaro futtetinne", scusate la pronuncia, magari che non è, essendo io ligure, non particolarmente corretta. Bene, se queste brevi annotazioni vi hanno incuriosito, io vi consiglio di digitare in un motore di ricerca Luciano De Crescenzo, fotografo, godervi questi 5 minuti di fotografia street, fatta bene, piena di sarcasmo, di empatia e anche di amore per la città a cui apparteneva questo intellettuale. Se la puntata vi è piaciuta, vi invito a condividerla, a farla presente ai vostri amici appassionati di fotografia, di arte o comunque di arti visive. L'esistenza di questo podcast, mi fate una grossissima cortesia e farete in modo che questo progetto possa proseguire e andare avanti. Io vi ricordo che il podcast è possibile ascoltarlo sia su Google Podcast che sulla piattaforma Spotify, su iTunes e su Podbean. Siamo raggiungibili alla casella di posta elettronica photographypodcast@gmail.com e le nostre pagine Facebook e Photography Podcast. Tutte le note a margine di questo podcast lo troverete invece nel sito, alla pagina web photography.podbean.com. Un caro saluto a tutti da Enrico e mi raccomando, buona luce.